L'immagine che mi viene in mente è di una pittura di Matisse, che è una specie di ronda di donne e uomini felici, vivendo ognuno con il suo colore, ma abitando la terra come una promessa, come un luogo che può essere felice. E in questo incontro intergenerazionale, perché si trovano i bimbi, i nonni, dove si parla in diverse lingue, dove tanti volontari della realtà di questo territorio portano la testimonianza di quello che ogni giorno dell'anno cercano di fare. Sì, devo riassumere tutto in una parola. Quella che mi viene al cuore è profezia, perché in questo villaggio noi proviamo, anticipiamo un certo sapore di futuro, di quello che aspettiamo sia il futuro. Alle volte, davanti alle sfide enormi, noi pensiamo o che non è l'ora, o che non abbiamo le forze, o che non siamo noi i protagonisti. Invece dobbiamo riempirci di coraggio e capire che è questa l'ora, che siamo noi i protagonisti e che questo è il cammino per un mondo più fraterno.